Ma la mia storia vegetariana è nata per caso. Sono vegana perché ho deciso di non cibarmi più degli animali, per un semplice motivo, perché amo gli animali. Io non sono diventato vegetariano, io sono nato vegetariano. La situazione di un vegetariano oggi che si espone come faccio io è questa. O si è considerati degli alternativi, degli strani, o dei malaticci, perché c'è ancora chi è convinto che non alimentandosi con proteine di derivazione animale ci si ammalerà prima o poi. E sono diventato vegetariano, quindi non per un fatto etico, per una prova. Sono cominciato a stare bene. E mi fanno trovare brodini, cose, e allora io devo precisare che sono vegetariano, non malato. Questo è il mio frigorifero. È un frigorifero all'apparenza come tanti, niente di strano. Solo che però nel mio frigorifero non troverete carne. La stessa cosa succede anche in un normalissimo pranzo. Normalmente si pensa che per un pranzo della domenica sia necessaria una lasagna, ci sia del pollo e perché no, anche una salsiccia. Nel pranzo di un vegetariano non troverete nulla di tutto questo. Non troverete la salsiccia, non troverete dei salumi, non troverete il pollo. Questo è quello che pensa un vegetariano del pranzo della domenica. Era il 2009, l'anno della grande crisi economica. Di mantenere il costo del denaro prossimo allo zero, poi in realtà dopo circa mezz'ora da questa decisione c'è stato un repentino cambio di rotta, motivo per cui L'anno dell'influenza A che ci avrebbe uccisi tutti. Arriveranno a metà ottobre, i bambini sotto i 10 anni avranno bisogno di due dosi di vaccino a distanza di 3 settimane l'una dall'altra. Per gli adulti invece basterà una sola dose. L'anno di Obama presidente e premio Nobel. Speranza di cambiamento, ma anche delle sfide che verranno. Il capo della Casa Bianca sottolinea l'inizio di una nuova era, ma tutti, ha detto Obama, devono fare la propria parte e assumersi le proprie responsabilità. I nostri destini sono condivisi. E fu in quell'anno che iniziai a chiedermi perché non fare un documentario sui vegetariani in Italia. Entro il 2040 mezza Italia potrebbe diventare vegetariana. Manuela Lucchini. Piatti che fanno venire l'acquolina in bocca, piatti creati solo con alimenti vegetali. Siamo a casa di una famiglia di Verona, papà medico rigorosamente vegetariano e vegetariani di conseguenza tutti gli altri componenti. Io e mio marito siamo diventati vegetariani circa 25 anni fa e lo siamo diventati per motivi essenzialmente etici, non volevamo più nutrirci di altri esseri viventi. I figli, 3 di 21, 19 e 13 anni, godono ottima salute e non hanno nessun rimpianto in fatto di alimentazione. Non ho mai mangiato né la carne né il pesce, da qualche anno insomma, ho deciso anche di diventare vegana e ho eliminato dalla mia dieta anche latte e le uova e faccio insomma una vita normalissima. Sono 6 milioni gli italiani che hanno detto addio a carne e pesce pur mangiando i prodotti degli animali come uova, latte e derivati. Per la maggior parte sono donne, 70%, di età tra i 25 e i 54 anni e con un livello di istruzione medio-alta. La dieta vegetariana è una dieta equilibrata, deve essere comunque una dieta molto varia, bisogna che vi siano cereali, legumi, frutta, verdura, grassi. Ma ci sono anche i vegani che rifiutano anche i prodotti di origine animale, nutrendosi solo di frutta, verdura e cereali. In Italia sono 600.000. Guardandomi bene, nemmeno al cinema e alla televisione mancavano i vegetariani. Sì, basta, basta, basta. Quando vieni a casa mia io cucino per te. Presto. Oh, potrebbe esserci un Che problema. problema? Sono la migliore cuoca della famiglia, diglielo. Gliel'ho detto, vero? Due volte. Sì, certo. È solo che, zia, Ian è vegetariano. Lui non mangia carne. Lui non mangia carne. No, lui non mangia Come carne. sarebbe a dire che lui non mangia carne? Oh, non fa niente, non fa niente, ti faccio l'agnello. Vieni. Vieni. Venite a D'accordo. mangiare! Ne voglio un altro, papà! Ecco a te! Non solo si abbuffano di carne, ma te la sbattono quasi in faccia! Mi potresti aprire il tuo frigorifero? Certo. Che cosa ci trovo nel frigorifero? Beh, sicuramente carne. Eh sì, iniziai dal mio amico Max.
Con Max avevamo fatto parecchi progetti insieme in passato nel cinema e piano piano iniziai a spiegare la mia idea sul realizzare un documentario sui vegetariani oggi in Italia. Possiamo provarci, va bene. Cioè noi magari giriamo, quello che ho progettato io è quello di girare un po' per l'Italia e andare a intervistare vari vegetariani, famosi, non famosi, e cercare di capire il loro punto di vista, in modo da poi alla fine di questo documentario trarre le conclusioni. Perfetto. Ok, ok. Ci sei? Ci sono. Andiamo. C'era una volta un agricoltore che possedeva dei terreni e alcuni animali. È piacevole abitare qui. Poi comprò altro terreno e anche un altro maiale, un'altra gallina e qualche mucca. Mi sa che qui cominciano i guai. Lasciarvi liberi all'aperto è antieconomico. È ora di ottimizzare lo spazio. Dovete ingrassare velocemente. Non raccontiamoci storie. Siete qui per essere mangiati. Non è piacevole sentirselo dire, te lo garantisco. Adesso vi stipiamo tutti insieme per benino. E se vi ammalate, pazienza. Se lo dici tu. Senti, maialino, non mi interessa come la pensi. Soltanto nei Paesi Bassi voi maiali producete 70 miliardi di chilogrammi di sterco. Sai quanto è nocivo per l'ambiente e per il clima? Scusa se esistiamo. Tra tutti gli animali d'allevamento, voi mucche siete le maggiori produttrici di gas che provocano l'effetto serra a causa delle vostre continue flautulenze. Il problema è uno solo. State divorando tutto. Chi è che ci sta mettendo all'ingrasso? Ma tutto quel cibo deve pur venire da qualche parte. Così le foreste pluviali vengono distrutte e sostituite da campi di soia. Ma le foreste sono troppo importanti per l'assorbimento del biossido di carbonio. Dopo essere stata innaffiata con pesticidi, la soia viene spedita in Europa e finisce nelle mangiatoie degli animali. Ma questa perfetta organizzazione dove conduce? Ehi, ehi, la colpa non è nostra. Chi è che vuole mangiare carne? Si può sapere? Il consumatore. E allora, che c'è di male? Allora invito a fare un giochino. Dico, facciamo un esperimento e ci aggiorneremo fra 15 giorni per confrontarci. Prendete un pugnetto di semi, di legumi, ed un pugnetto di carne, magari di carne macinata. Inumidite sia i semi sia la carne e riponetela in un luogo al buio. Magari nei primi 2-3 giorni innaffiate un po', inumidite ancora un po', sia l'una che l'altra cosa. Bene, che cosa scopriremo? Scopriremo che a circa 2 settimane di distanza i legumi saranno diventate delle piantine, avranno germogliato. Nell'altro caso invece troveremo dei vermi. Che cosa voglio dire? Che i legumi ci avranno dato un alimento, i germogli, che è in assoluto tra gli alimenti più potenti che abbiamo a disposizione in natura. Nell'altro caso avremo dei vermi e sarà a noi decidere se mangiare germogli o vermi. Pensandoci bene, decidemmo di fare la cosa più semplice, e cioè iniziare dagli amici di Max vegetariani, da Tony Papis, parrucchiere di Napoli. Tony, mi sembra di non avertelo mai chiesto, come mai sei diventato vegetariano? Ormai sono 15 anni che sono vegetariano, è una scelta che comunque arriva così all'improvviso per un amore verso gli animali, e di conseguenza anche per un cammino spirituale. Sai, si assicurava che comunque queste polpette non fossero comunque di carne. Dalla sua amica Emanuela, attrice di teatro che iniziò a raccontarci tante storie. Loro mi avrebbero proposto delle polpette di carne, non sapevo cosa inventare per potermene uscire e mi misero davanti queste due polpette. Io comunque le mangiai, ma magari fossero state di carne. Ci avevano messo dentro il peperoncino e le avevano imbevute nel caffè. E dovetti mangiarle e dovetti anche dire: Madonna, come sono buone! Siamo dalla mia amica Lima, danzatrice del ventre. Ciao Lima! Ciao Max! Quando sei diventata vegetariana? Sono diventata vegetariana penso 5 anni fa, quando ho iniziato a curarmi problemi, disturbi così, insomma, alla pancia, all'intestino, con un dottore omeopata che praticamente mi ha prescritto una dieta alimentare che appunto eliminava, come
come prima cosa mi eliminava la carne rossa, insomma. In una città dove si mangia carne e pesce, è dura essere vegetariano. È durissimo perché se ti capita di andare in un ristorante ti accorgi quanto è difficile far capire agli altri che cosa significa essere vegetariano, perché qualora tu pronunci questo termine, dall'altra parte il cameriere ti risponde sempre: vabbè, ti faccio il pesce, come se il pesce non fosse un animale, ma bensì soltanto una pietanza. Quindi si può dire che ti ha aiutato l'essere vegetariano nel tuo lavoro? Alla fine sì, perché l'ho iniziato come una cura e quindi è diventata poi, insomma, fatto normale alimentarmi così. All'inizio mi sembrava strano, perché dicevo: come, non mangio la carne, poi mi inibisco, divento debole. Queste sono state le mie prime, ero un po' scettica all'inizio, no? Faccio forse... E invece poi mi sono resa conto che comunque faccio tutte le cose che devo fare, a volte faccio 3 ore di lezione al giorno, e spettacoli, cose, quindi insomma sto bene fisicamente, non ho nessun tipo di carenze fisiche, insomma. Mangiamo sempre spesso fuori casa e quindi non abbiamo tanta scelta, ci accontentiamo molto spesso di quello che riusciamo a prendere a quell'ora della notte, alle 3, alle 4 di notte, però proprio di vegetariani e vegetariani non mi sovviene nessuno, magari sono vegetariani, io non lo so, non ti so dire, no. A dire il vero non era proprio così, anzi di vegetariani a quanto pare ce n'erano veramente tanti e soprattutto di famosi. The times we had, oh, when the wind would blow with rain or snow, were not all bad. We put our features where they had to go. Se pensate poi che l'essere vegetariano comporti dei problemi nel fare sport, basta pensare solo a due vegetariani. Martina Navratilova, che ha vinto 9 volte Wimbledon. And she's done it. A quite tremendous achievement. And who knows, a record that might well stand forever. Another golden moment from Wimbledon. O solo quello che molti ritengono il più grande atleta degli ultimi 20 anni. King, cioè il re, Carl Lewis. Carl Lewis en qualification. 7,93 m à son premier essai. Il a mordu au deuxième. Voici son troisième saut. Il a intérêt à aller loin, Lewis. Il veut se qualifier. 38 km/h et c'est très loin. C'est très très loin et il le sait. Le saut est bon et il sera en finale olympique, Carl Lewis. Certainement la star de ces Jeux olympiques d'Atlanta. Il n'était pas encore sûr d'être qualifié. Libera nostra Malo, Ligabue. Eravamo diretti a Bologna ad intervistare Red Ronnie, presentatore, showman, produttore, semplicemente uno dei miti della televisione italiana, ma che non molti sanno è uno dei personaggi vegetariani famosi più impegnati oggi in Italia. E sicuramente non potevamo fare questo documentario senza intervistarlo. Parlare di vegetarianesimo, no? Assolutamente.
Ecco, questi sono, questo è il mio mondo, vedi, dischi, dischi e Roxy Bar. Ma la mia storia vegetariana è nata per caso. Avevo un problema con questa spalla, non guariva. E mi facevo un'infiltrazione di cortisone. Ero caduto a sciare, non so sciare, ero andato a sciare con i miei amici piloti di moto che sono matti. Allora c'era Gianni Cadalora, Rossi era un bambino piccolo. E non guarivo in nessuna parte, cioè in nessun modo. Addirittura quando tenevo il microfono, dopo 2 minuti non avevo più la forza e dovevo sostituirlo, questo braccio che cadeva. Allora stavo facendo il programma sulla vita di Gianni Morandi, dovevamo intervistare sua madre, lui mi ha detto: guarda, mia madre non è possibile intervistarla perché sta malissimo, ha dei problemi alle anche, ha dei chiodi, non cammina più, sta male, anzi la portiamo, dovevamo andare verso Rimini a Forlì in un centro Engel dove mi ha detto Mogol con gli oli essenziali. Io la prima volta che sentivo parlare di oli essenziali mi sembrava, cos'è oli essenziali? Fatto sta che abbiamo portato sua madre là, io l'ho vista scendere proprio dalla macchina con le stampelle, camminare faticosamente, con smorfie di dolore nella faccia. Dopo una settimana mi dice Gianni Morandi: Red, andiamo a intervistare mia madre che sta bene. Come sta bene? Io l'ho vista malissimo. Sono tornato dopo una settimana e è uscita tranquillamente, senza stampelle, camminando benissimo. Sorriso sulle labbra. E dico: ma che è successo? Dice: ah, mi fanno dei massaggi con questi oli essenziali e mi hanno cambiato l'alimentazione. Allora io ho detto: ma forse risolvo il problema della spalla. Sono andato lì, ho fatto questa visita iridologica, oggi sono avanti perché oggi alla Engel e alla Forlì fanno la visita vibrazionale. Ma allora la visita iridologica, fu intanto stupito perché guardandomi nell'occhio mi dissero: io non mi ricordavo più che mi ero rotto un polso, e in effetti il polso sinistro me l'ero rotto, ma io non mi ricordavo più. E quindi mi disse: vabbè, mi metto nelle vostre mani, mi fido. Loro mi hanno detto: niente carne, niente latte, niente latticini. Io ho eliminato carne, latte e latticini. E poi l'altra cosa strana è che per risolvere un problema alla spalla mi facevano dei massaggi all'intestino. E io dicevo: ma io il problema ce l'ho qui, non qui. E io dico: sì, questo è il sintomo, questa è la causa, cioè l'infiammazione che avevo creato nell'intestino. Anche io ho cominciato a capire la differenza tra sintomo e causa. Cioè noi oggi, i medici oggi curano il sintomo, hai mal di testa, che è un sintomo di qualcosa che non va, ti danno un cachet per inibire il sintomo. È come se tu vai dal meccanico e dici: guardi, mi si è accesa questa spia rossa nel cruscotto, che cos'è? Il meccanico svita la lampadina e dice: ecco, vedi, tutto a posto, non c'è più. No, hai eliminato il sintomo, non la causa che ha fatto accendere la spia rossa. E sono diventato vegetariano, quindi non per un fatto etico, per una prova. Sono cominciato a stare bene. E da poi ho mandato tanta gente alla Engel, da Giovanotti a tanti altri, persino Vasco Rossi non l'ho portato. E non solo sono cominciato a stare bene, ma improvvisamente, come io ho gli occhiali, no? Ogni tanto gli occhiali si sporcano. Allora è come fingere di avere gli occhiali con grasso sopra, no? Improvvisamente li lavi, li rimetti e dici: vedo. Cioè è come se io mi fossi pulito. Allora, la mia energia è quintuplicata, e questo lo si vede anche nella natura, perché gli animali vegetariani hanno molta più energia degli animali carnivori. Il leone ha l'aggressività dello scatto, ma non ha la resistenza. Tant'è vero che c'è anche la canzone: il leone si è addormentato, magna e dorme, il gatto dorme. Cioè i carnivori si abbioccano, no? I vegetariani no, corrono, vanno sempre in attività. Quindi energia moltiplicata, finiti gli abbiocchi, ma soprattutto finite le malattie. Nel senso che da allora, quindi dal 1990, che io non mi ammalo. L'unica influenza che mi sono preso, me la sono preso l'inverno scorso, perché andando in Africa con la malattia ho dovuto fare il vaccino per la febbre gialla, perché era obbligatorio. Questo mi ha abbassato le difese immunitarie e mi sono beccato la prima. Perché? Perché a mangiare bene, quindi niente carne, niente latte, niente latticini, alza le difese immunitarie. Significa che non ti becchi più l'influenza, non ti becchi più niente. Dopo 5 anni mangiavo pesce, dopo 5 anni che ero diventato vegetariano mangiando pesce, ho notato che era cambiato tutto il mio atteggiamento nei confronti di ogni forma vivente. Quindi non schiacciavo più le mosche, non schiacciavo più le zanzare. E un giorno mi portarono un'aragosta per dire: guarda che bella aragosta che le facciamo. Io ho pensato che andavano a bollire viva quell'aragosta, e da quel giorno non ho neanche mangiato più pesce. Quindi sono praticamente vegano. Mangio qualche volta le uova, o nella pasta, se c'è pasta all'uovo, ma altrimenti niente latte, niente latticini, niente carne. Prendi la pillola blu e resta con gli occhi bendati. Prendi quella rossa e vedrai la verità.
Benvenuto nel mondo reale. Wow! Che cos'è questo posto orrendo? È un allevamento industriale. La maggior parte di uova, latte e carne arriva da posti come questo. Com'è possibile? Ora lo saprai. Nel XX secolo, l'avidità delle corporazioni agricole trasformò le aziende a conduzione familiare per ottenere il massimo dei profitti, a danno sia degli umani che degli animali. Era nato l'allevamento intensivo. Da allora gli animali vengono ammassati il più possibile. La maggior parte di loro non vede mai il sole, non tocca la terra e non respira aria fresca. Molti non possono neppure girarsi. Queste crudeli condizioni di vita scatenano aggressività e malattie tra gli animali. Per risolvere il problema venne introdotta la pratica della mutilazione, come il taglio del becco ai polli, e la pratica di aggiungere costantemente una dose di antibiotici al mangime solo per tenere in vita queste povere bestie. L'uso eccessivo di antibiotici ha prodotto dei superceppi di germi patogeni resistenti alle medicine, perciò andiamo incontro a epidemie incontrollabili. Che cos'è questo odore? Più di 5 milioni di chili di escrementi vanno a inquinare l'aria e le falde acquifere. Ecco perché le popolazioni che vivono vicino agli allevamenti spesso soffrono di strane malattie. Quindi sarebbe puzza di... Come non bastasse, le corporazioni dell'allevamento intensivo hanno distrutto le comunità e maltrattato i lavoratori per decenni. Dal 1950 a oggi sono spariti 2 milioni di piccoli allevatori di suini. Se si continua così, non rimarrà più nessun piccolo allevatore indipendente. Questo è Matrix, Leo. Bugie che ci raccontiamo sul cibo e da dove proviene. Da Bologna il nostro viaggio continuava verso Roma. C'è infatti a Roma un'associazione che si incontra tutti i giovedì per parlare di incontri vegetariani. Biochimica, infatti il sangue nostro è alcalino, le feci sono acide, poi siamo privi, attenzione, questa è una cosa importante, gli animali carnivori hanno un sistema nel fegato che scarica il colesterolo. Sì, questo l'ho appreso ultimamente, è un dettaglio di una importanza enorme. Noi invece non abbiamo questo. La nostra attività è principalmente di informazione sulle tematiche fondamentali della cultura vegetariana, che abbracciano quelle dell'aspetto saltistico, scientifico, antropologico, quello etico, quello energetico, ecologico, economico e così via. Denuncia. Giovanni, se non ti liberi prima di questa roba, con me non ci parli. Non posso. Tra i vegetariani italiani famosi c'è anche l'attore Pino Caruso, attore di teatro, televisione, cinema. Ma che noi eravamo riusciti ad intervistare mentre stava concludendo il suo ultimo libro O dei pensieri che non condivido. E con lui abbiamo iniziato a parlare del suo essere vegetariano. Come sei diventato vegetariano? Io non sono diventato vegetariano, cioè non ho avuto il tempo di diventare perché mi ci sono trovato, sono quasi nato. Ed è accaduto questo. Intanto quando ero già in età di mangiare la carne, la mia famiglia non poteva permettersela, quindi la carne non è mai arrivata a me. Poi era capitato una cosa, il primo anno di guerra... Il primo Natale di guerra, che era scoppiata quasi subito appena io sono nato, avevo un gallo sul terrazzo, un gallo bellissimo, che io chiamavo Totò perché lui si muoveva, faceva to, sembrava un re con le penne gialle, verdi, sgargianti. E il pomeriggio della sera di Natale io lo vidi in braccio a mia madre, e il gallo tremava, ma visibilmente tremava. La sera me lo sono trovato a tavola come pranzo di Natale. E io l'ho passata tutta quella cena con la testa ripiegata sulle braccia a piangere e non ho mangiato niente. Era come se mi avessero portato da mangiare un coetaneo con il quale giocavo. Ecco, sono diventato vegetariano, già da lì
Ma poi è accaduta un'altra cosa, con una incoscienza che è figlia di questa cultura non ancora del tutto civilizzata, qualcuno mi portò al mattatoio. Ma come si porta uno a vedere una partita di calcio, chissà che. E là io vidi come si ammazzano gli animali, con un coltello qui in una parte tenera del cervello, senza ovviamente, come dire, preoccuparsi di ammazzarli senza che se ne accorgessero, che già sarebbe una cosa, perché morire e saperlo, se non lo sai, non muori. Ma io vedevo questi animali che si traballavano subito dopo il colpo sulle gambe, cadevano a terra, l'occhio gli si rivoltava verso una sorta di annullamento, e subito morti gli saltavano addosso per fare uscire il sangue, una roba, guarda, francamente, che se tutti vedessero, nessuno mangerebbe più carne. Nel corso della sua vita, un europeo mangia 7 pecore, 24 conigli, 43 tacchini, 789 pesci, un terzo di un cavallo, 5 mucche, 42 maiali e 900 polli. Perché tra l'altro, non voglio accusare, per carità, la cultura è questa, ma io penso che bisogna sforzarsi di concepire un grado più alto di civiltà. Per esempio Leonardo da Vinci diceva: verrà un giorno in cui la civiltà sarà tale per cui uccidere un animale avrà lo stesso valore o disvalore che uccidere un uomo, perché è un essere vivente. Il problema dell'uguaglianza non è dato dall'intelligenza o da altro. Il problema dell'uguaglianza tra gli esseri umani è dato dalla capacità identica che tutti hanno di sentire dolore. Questa facoltà, se si può chiamare facoltà, del dolore è quello che ci fa uguali tutti. Mi rendo conto che adesso, dietro la macellazione della carne, dietro la vendita della carne, ci sono interessi enormi, miliardi e miliardi che girano, quindi non è cosa che accadrà, tranquillizzo i carnezieri, noi in Sicilia chiamiamo carnezzieri, non macellai, che non è cosa che accadrà adesso, quindi possono stare tranquilli. C'è da aggiungere ancora un'altra cosa rispetto al mangiar carne. La carne fa male, ma da sul serio. Ricordo una circostanza storica. Le navi che viaggiavano per mesi sul mare avevano come provviste la carne secca, la carne conservata, la carne. E mangiando sempre carne veniva una malattia terribile che li ammazzava, ed era lo scorbuto o scorbuto, non so come si pronuncia. Poi si guariva quando si è scoperto che bastava mangiare la vitamina C, mangiare i limoni. Ma questo che cosa significa? Che la carne ha un veleno e che ha bisogno di un antidoto. Quindi la carne fa male, perché crea l'aggressività. Questo cannibalismo è terribile. La mia famiglia immediatamente è diventata tutta vegetariana, anche perché allora i bambini nascono vegetariani. Tutte le mamme sanno che per abituarli al sapore della carne gli si comincia a mescolare la carne negli omogenizzati, perché i bambini la rifiutano la carne, perché i bambini sanno. Noi dobbiamo sempre guardare la natura. In natura, ad esempio, il mammifero usa il latte, quello della mamma, per assumere gli anticorpi e svezzarsi. Noi invece cosa facciamo? Abbiamo detto con le mamme: non allattare più il bambino, dopo il seno diventa cadente, poi non puoi essere schiava dei suoi orari in cui vuole mangiare, dagli il latte in polvere. Facendo così cosa ottengono? Due scopi: primo, che ti vendono il latte in polvere; secondo, che tu non metti assieme gli anticorpi, quindi quel bambino sarà sempre schiavo della farmacologia. In che misura un ridotto consumo di carne farebbe risparmiare emissioni di CO2? Con la Libera Università di Amsterdam, la fondazione Nicholas J. Pearson ha voluto scoprire che risparmio di gas serra si avrebbe se negli Stati Uniti non si mangiasse carne per uno o più giorni alla settimana. Questo è il risultato. Se tutti gli americani avessero una dieta vegetariana 7 giorni su 7, si eviterebbero circa 700 megatoni di gas serra,
Questo equivarrebbe a eliminare dalle strade degli Stati Uniti tutte le automobili. Tutte le automobili. Se gli americani rinunciassero alla carne 6 giorni alla settimana, sarebbe come ridurre a zero il consumo di energia elettrica in ogni abitazione degli Stati Uniti. Con 5 giorni risparmieremmo il carbonio equivalente a piantare 13 miliardi di alberi in giardino e lasciarli crescere per 10 anni, cioè 43 alberi per ciascun americano. Con 4 giorni, invece, avremmo un risparmio di carbonio equivalente a dimezzare l'uso domestico negli Stati Uniti di elettricità, gas, petrolio e cherosene. Se gli americani non mangiassero carne per 3 giorni la settimana, si eviterebbero quasi 300 megatoni di gas serra. Per la riduzione del riscaldamento globale, sarebbe come sostituire tutte le auto negli Stati Uniti con auto elettriche. I vantaggi di quest'altra eventualità, cioè non mangiare carne per 2 giorni, sono paragonabili a sostituire tutti gli elettrodomestici delle case, frigoriferi, congelatori, forni a microonde, lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici, eccetera, con altri a risparmio energetico. Sarebbe fantastico. Cosa dite? Rinunciare alla carne per un solo giorno produrrebbe qualche effetto? Bene, sono rimasta sbalordita dal risultato. Se tutti gli americani rinunciassero alla carne anche solo per un giorno alla settimana, sarebbe come risparmiare 90 milioni di biglietti aerei da New York a Los Angeles o viceversa. 90 milioni di biglietti ogni anno solo non mangiando carne per un giorno alla settimana. Come vedete, un piccolo passo per un uomo è un grande balzo in avanti per l'umanità e per tutti gli esseri viventi. Ciascuno di noi, oggi stesso, può cominciare a risolvere il problema del clima con un piccolo gesto. La domanda che dobbiamo porci è questa: per quanti giorni alla settimana siamo disposti a rinunciare alla carne? Basso e un po' di chitarra acustica. Non avevo mai suonato con loro. Noi continuavamo a consumare chilometri. Prossima direzione, Milano. Andavamo a intervistare un altro personaggio famoso, e cioè il cantante Ivan Cattaneo, che era vegetariano oramai da quasi 20 anni. Molto casuale, devo dire, è stato credo nel 1987-88, non mi ricordo più. Sono andato con mia madre a Ischia, c'era una vacanza, diciamo, salutista, in un hotel per cui il ristorante era stato diviso a metà, c'erano una parte tutti quelli che facevano le sperimentazioni con i vegetariani e l'altra i carnivori. Dopo 3 giorni, tra l'altro, avevano chiesto se qualcuno voleva tornare alla carne, mia madre è subito tornata a mangiare al ristorante normale, la bistecca e tutto quanto. Io ho continuato così per gioco a mangiare il farro, il miglio, tutte queste cose qua. E mi piaceva, l'ho trovato molto semplice, molto facile e anche meno gustoso, tra l'altro, perché so solo Dio quanto costa la bistecca oggi. E quindi mi sono trovato molto bene. Beh, devo dire poi per quanto riguarda i costi, è vero, la bistecca costa molto cara, però ci sono i negozi di alimentazione alternativa che se ne approfittano a volte e hanno dei prezzi esorbitanti per una cotoletta di soia o per una cosa che in natura non è che costi molto, non dovrebbe costare molto. Ivan, cosa dicono gli altri quando tu dici di essere vegetariano? Hai anche qualche episodio carino? No, io non dico mai che sono vegetariano, di solito, a meno che uno me lo chieda, oppure che sono al ristorante, che, o
vado in casa di qualcuno che mi ha preparato l'arrosto di vitello e gli dico che non lo posso mangiare, che non lo voglio mangiare. È molto imbarazzante però a volte in Italia quando tu vai a mangiare nei ristoranti, perché se sei vegetariano ti prendono quasi come un appestato e tu lo devi anche giustificare molte volte, scusi io sono vegetariano, cioè, sembra quasi che, non so, sono diabetico, non posso mangiare, cioè sembra quasi di avere una malattia. Questo non è molto bello, ecco. Di solito devo dire che non giustifico mai, perché comunque un piatto di spaghetti, un po' di verdura o cose del genere ci sono sempre, quindi non ho mai bisogno di dire questo. Ci sono quelli in Italia dello spettacolo che ostentano questa cosa di essere vegetariani, secondo me non è necessario, insomma, però penso che la popolazione mondiale sarà costretta, ma non subito, ma fra un 2-3 generazioni diventeremo tutti vegetariani, perché comunque si è fatto il calcolo che costa troppo allevare gli animali. Una mucca mangia in un anno quintali e quintali di soia, di erba, di cose che invece possiamo direttamente mangiarli noi. Tra l'altro c'è questo passaggio strano, perché noi mangiamo la carne della mucca che però non è carnivora, è vegetariana, mangia l'erba. A questo punto perché non saltare questo piccolo passaggio e mangiare direttamente quello che mangia la mucca? Cioè mi sembra molto conseguente la cosa, no? Tant'è vero che la mucca è proprio vegetariana, perché infatti la mucca pazza deriva proprio dal fatto che è stata costretta a mangiare mangime alterato, cioè mangime di sostanze animali. Infatti io dico sempre che la sacra mucca indiana è la vendetta della mucca pazza, no? A proposito di mucche, anche il regista di Madonna mi aveva colpito un giorno per un suo video molto, molto particolare. Motivi per essere vegetariani? Non esistono dei motivi per essere vegetariani, esiste un obbligo di diventare vegetariani e il motivo non lo dico io, lo sta dicendo il Times, lo sta dicendo Al Gore, lo stanno dicendo tutti. Se vogliamo salvare il pianeta dobbiamo diventare tutti vegetariani per vari motivi. Primo, dove mangia un carnivoro mangerebbero 10 vegetariani. Quindi si eliminerebbe la fame nel mondo, perché per produrre una bistecca c'è un procedimento tale di dispendio di energia della natura, quindi cose che crescono, nascono e dar da mangiare alla mucca, che mangerebbero 10 vegetariani. Secondo, la terra non è più in grado di smaltire la cacca degli animali, non è un mistero che il più grande inquinamento che noi abbiamo qui il Po vicino è dovuto all'allevamento dei maiali. Terzo, gas nervini. L'inquinamento di CO2 nell'atmosfera che fanno le mucche, gli animali,
è talmente alto che ogni volta che tu ti metti nel piatto una bistecca è come se tu facessi 120 km in autostrada con un SUV. Quindi si attacca tanto alle macchine che inquinano, ogni volta che mangi una bistecca è come se tu ti facessi 120 km in autostrada con un SUV. Quindi inquinamento di CO2. Ultimo, disboscamento della foresta amazzonica, che è il polmone del mondo, per farci dei pascoli. Ogni anno disboscano delle zone pazzesche, zone come la Francia, come l'Italia, che vengono bruciate per fare un pascolo che dura un anno, perché poi devono bruciare altre foreste, al di là del fatto che brucia animali, brucia. Quindi questi sono i motivi principali. Poi c'è un altro discorso, io non capisco gli animalisti che fanno le battaglie per i delfini, per le focche, per le, contro le pellicce, e poi mangiano la carne. Perché uccidere una foca soffre, la mucca no, il maiale no. E poi vengono anche trattati malissimo, perché guardate come vengono allevati. Guardate quanto poco tempo ci vuole per creare da un pulcino appena nato, addirittura gli danno la scossa. O il pâté de foie gras, questa sera serviamo pâté de foie gras, ottenuto inchiodando l'oca per terra e facendolo con un imbuto trangugiare ogni sorta di porcheria per farle ingrossare il fegato ammalato, di modo che quando il fegato scoppia, noi invece di avere così dei pâté de foie gras, abbiamo così dei pâté de foie gras. Voi mangiate questa roba, oltre alla sofferenza degli animali. Quindi non è una scelta diventare vegetariani oggi. È un dovere. La reazione delle persone al tuo essere vegetariano? Ma io intanto non lo faccio pesare, mi limito a dire che non la mangio io, non sto lì a rimproverare che lo facciano gli altri, quindi la cosa passa subito così. Ma certo c'è anche un'idea del vegetariano che è quasi un'idea di debolezza. Come se, difatti, qualche volta mi invitano e qualcuno dice a chi mi invita guardate che Caruso è vegetariano, e mi fanno trovare brodini, cose, e allora io devo precisare che sono vegetariano non malato, non solo, ma a proposito della ingestione della carne, per la quale si pensa che se io mangio carne di bue divento forte come un bue, non si pensa che il bue mangia erba. E che gli animali più forti in natura, elefanti, tori, toro è proprio l'espressione massima della forza, sono tutti vegetariani. Quindi se volete diventare, crescere, sani e robusti, no, non mangiate carne. L'unico ripianto che io ho è la mortadella, perché io adoravo la mortadella, e vi confesso che dopo 4-5 anni che ero vegetariano ho tentato di... Me la sono andata a comprare quasi come avessi comprato un grammo di cocaina, non sono andata a comprare la mortadella, mi sono nascosto, me lo sono messo in bocca. È stata una cosa terrificante, perché tanto il mio desiderio antico della mortadella non corrispondeva più a quello del palato, perché sentivo odore di cadavere, sentivo un odore, non so spiegarmi adesso, ma come quando... C'è la lepre in salmino, non so, quegli animali fatti che sanno proprio di selvati, è una roba così, una cosa disgustosa, per cui l'ho sputata tutta fuori e ahimè la mortadella è rimasta solo un ricordo. Sono 5 giorni. Come va? Tanto male non va. Da Milano stavolta invece eravamo diretti a Verona, dove grazie a una fortunosa email avevo scoperto che c'era una manifestazione del movimento vegetariano. Noi siamo un movimento vegetariano perché spesso dei movimenti anticaccia sono semplicemente contro la caccia, però molti mangiano lo stesso carne e non si preoccupano degli altri animali. Noi siamo nati come movimento vegetariano proprio contro la caccia, perché partiamo prima da noi stessi, cioè non mangiamo animali, quindi siamo vegetariani, anzi sulla via a essere anche vegani, e principalmente però la nostra associazione è un'associazione contro la caccia.
e quindi denunciamo tutti i soprusi che vengono fatti dai cacciatori agli animali selvatici. Una bella manifestazione di sicuro, ed infatti io con la telecamera e così tanti vegetariani intorno a me non potevo farmi scappare l'occasione di fare la nostra intervista. Sei vegetariano? Io sono vegetariano da tanti anni, ormai sono da quando avevo 18 anni, quindi sono quasi 30 anni. Si può benissimo vivere, cibarsi, ma senza ammazzare gli animali, solo di vegetali. È anche più salutare. E poi è una barbarie nei confronti degli animali. Una barbarie nei confronti della creazione. Sono vegana perché ho deciso di non cibarmi più degli animali, per un semplice motivo, perché amo gli animali e vorrei, diciamo, fare qualche cosa affinché loro possano vivere in questo mondo in un modo dignitoso. Quindi il primo passo che mi sono sentita di fare è proprio quello di non mangiare più. Quando ho scoperto, ho pensato, ho capito che distruggevano l'Amazzonia anche per piantare soia per darla a mangiare alle mucche che poi andavano nei macelli di Chicago per fare gli hamburger, ho detto no, qua c'è qualcosa che non va. Com'è essere vegetariani oggi in Italia? Com'è? È essere vegetariani? Sì, è perfetto, non c'è nessun problema né di salute, a livello economico conviene, si sta bene. È una bella cosa, diciamo, una bella soddisfazione anche morale e interiore. Una figlia a 9 anni è diventata vegetariana, proprio di scelta, allora andava in mensa e lei diceva non lo voglio, non prendo questo cibo. E piano piano le mense scolastiche anche di Verona si sono aperte e hanno messo l'opzione dieta vegetariana per motivi etici. Grazie anche al dottor Trespidi, che è un medico vegetariano qui di Verona, che si è battuto molto perché venisse introdotta nella mensa scolastica una scelta di questo tipo, non per motivi di salute ma per motivi etici. Quindi c'è proprio un'opzione? C'è un'opzione adesso nelle mense di Verona, grazie allo sforzo di questo medico e altri. Trovi sia difficile in Italia essere vegetariano? No, non credo. 10 anni fa eravamo 600.000, adesso siamo 6 milioni, quindi 10 anni le cose sono un po' cambiate, speriamo che cambiano sempre di più. Beh, è abbastanza difficile perché la gente ti guarda un po' con scetticismo perché pensa che il vegetariano sia una persona un po' particolare, un po' strana, e poi soprattutto per loro dicono ma sei vegana, sei vegetariana, che cosa mangi? Invece ci sono tanti piatti buoni. Essere vegetariani è bellissimo, leggeri, contenti, dinamici, proprio è salutare, dopo di essere felici perché sappiamo che non ammazziamo nessuno. Come mai questa manifestazione oggi? Questa manifestazione è perché domani ci sarà l'inizio della caccia e quindi siamo venuti qua proprio per testimoniare che siamo contrari alla caccia, per far sentire la nostra voce e dare una voce agli animali che purtroppo una voce non ce l'hanno. Il nostro viaggio stava arrivando quasi alla fine e proprio tornando da Verona, così strada facendo, iniziavamo a farci un po' di domande su tutte le cose che avevamo visto. No, a parte il fatto di non mangiare carne e pesce, anche se dopo 2 o 3 giorni penso che il nostro organismo si inizia ad abituare, quindi non sente nemmeno più la voglia di mangiare carne. Un'ultima domanda, il tuo piatto preferito vegetariano? Ce ne ho tante, ma diciamo pasta e fagioli. Pasta e fagioli e basta, cioè senza aggiunta di altre cose. Cioè io piglio un po' di cipolla, la metto in un sottilissimo velo d'acqua, la spremo, la faccio bollire, poi ci metto i fagioli, li faccio insaporire, aggiungo l'acqua e quindi poi la pasta. E basta, cioè quindi senza sedani, senza altre cose e soprattutto senza cotiche,
se no. Il mio piatto preferito vegetariano sono spaghetti aglio e peperoncino, che non è vegetariano, è italiano. Invece il tuo piatto preferito vegetariano? Io adoro le lasagne al pesto. Un piatto vegetariano? Il tuo piatto vegetariano preferito? Ma posso fare un piatto semplicissimo come pasta e zucca, riso e zucca, orzo e fagioli. In assoluto è pasta e ceci. Non lo farei a cambio con niente di quello che potrebbe essere il più bel piatto anche non vegetariano. Pasta e ceci è un'infinità di bontà che comincia a Napoli e finisce non so dove. I risotti, Cristiano, i risotti. I risotti con i funghi, con gli asparagi, con la zucca, insomma, o anche solo con i germogli. Con i germogli di soia che sono nutrientissimi al massimo. Insomma, qualsiasi piatto dove ci sia la presenza viva della natura è profumato, è allegro, è colorato. Si parla, sai, anche di cromoterapia abbinata agli alimenti, e la cromoterapia abbinata agli alimenti, il gioco dei colori che fa bene alla salute, lo possiamo fare solo con i piatti vegetariani. C'è un ristorante nel cuore di Napoli che chi è vegetariano conosce bene, e che da anni fa solo cucina vegetariana e vegana. Ovvio, per mangiare non potevamo non andare. Bruno, come mai hai scelto di aprire un ristorante vegetariano? Ho scelto di aprire questo ristorante perché, insomma, mi sembrava una bella idea. Non abbiamo la pretesa di trasformare il mondo in vegetariano, ma almeno, insomma, di lasciare l'idea che è possibile essere vegetariani, mangiare insomma, e nutrirsi bene senza stare male, cioè, e anche con piacere. Se andiamo un po' indietro nel tempo, i nostri genitori, i miei genitori almeno, i nostri nonni, partivano da una cucina povera, una cucina contadina, mangiavano la carne una volta ogni 15 giorni, quindi la loro dieta era a base di cereali, di legumi e di verdure. Mi ha colpito del tuo locale il fatto che ci siano esposti i prodotti veri e propri, insomma, della natura. E anche quella è una scelta. Perché così la gente è consapevole di quello che mangia, cioè lo possono toccare. È frequentissimo che, insomma, i ragazzi che sono in cucina entrano ed escono per prendere i prodotti da lì su e per fare, insomma, per preparare i piatti. I piatti vegetariani, a parte il nostro sedano, il nostro tofu che facciamo in crosta di patate, il muscolo di grano dove lo facciamo come una tagliata, come una vera fetta di carne all'aceto balsamico su un'insalatina di rucola. Poi le zuppe che sono il nostro forte, le zuppe di ceci, di vari legumi, i risotti, noi siamo riso integrale, tu l'hai visto qua, riso molto saporito, già da sé, già è buono. E poi con le verdure biologiche il gioco è fatto, basta poco. Ci sono persone che vengono a mangiare qui che non conoscono i prodotti che mangiano, o non conoscono dei prodotti tipici della nostra terra, però non li hanno mai visti. Dicono, ma che cos'è, insomma, il cavolo rapa, insomma, che cos'è, insomma, le torselle, i broccoli, la differenza tra broccoli neri, broccoli, broccoletti, insomma, non li conosco. Insalatina di finocchi, con delle olive nere, un po' di sale, dell'olio extravergine d'oliva e un po' di pepe. Poi facciamo queste crocchette di melanzane, i friarielli al peperoncino, abbiamo queste patate con i funghi e abbiamo questo tortino di cime di rapa. Noi cuciniamo tutto al momento, pure le patate fritte. Vogliono le patate fritte, gliele facciamo, però le dobbiamo capare, le dobbiamo fare a pezzettini, le tagliamo a striscioline, insomma, come non le trovano da nessun'altra parte, insomma. Come, insomma, le tagliava a me, io le faccio tagliare come le tagliava a me, no, come così mi piace, così gliele faccio tagliare, ragazzi. E quindi le mangiano così, insomma. Tutti poi sono ancora soddisfatti, facciamo un kebab, no? Adesso, insomma, dai ragazzi va molto il kebab, il panino kebab. Lo facciamo però anziché di carne, di sedan, e piace tantissimo, cioè ne facciamo tanti da sport anche, ad un prezzo che, insomma,
insomma, accessibilissimo, nel senso che concordiamo con le pizzerie qui, con le pizzerie nel centro di Napoli, sono economicissime, insomma, noi siamo a quel livello lì. Facciamo questo riso che è fatto con un po' di basilico, zucca, riso, poi mi prende il gorgonzolo per favore, un pizzico di gorgonzolo. Riso integrale. Andiamo a piattare. Poi ci mettiamo le nostre proteine, prendiamo dai legumi. Così, pane all'origano. Un po' di prezzemolo. Un filo d'olio extravergine. Qui da noi il lavoro che abbiamo fatto, lo sforzo che facciamo è quello lì di avvicinare le persone comuni all'idea del vegetariano, del vegetarianismo, del vegano, insomma, all'idea che è possibile mangiare bene e in maniera insomma, più, sicuramente più pulita e senza, insomma, e nutrendosi bene. Il nostro piatto equilibrato è pronto. Dal nome? Piatto unico, che cambia sempre. El ser humano es naturalmente carnívoro? Averigüemos. Primero, examinemos la mandíbula y los dientes. Los carnívoros poseen afilados dientes y largas mandíbulas. Los herbívoros poseen dientes planos y sus mandíbulas son redondas para masticar vegetación. Mandíbulas como esta no son muy buenas para desgarrar una presa. En cambio, mandíbulas como esta los carnívoros poseen muchas habilidades naturales para cazar, como visión nocturna. Vi racconto questa storiella, un po' comica, la situazione di un vegetariano oggi che si espone come faccio io, senza ormai temere niente, nulla, di essere deriso, di essere preso in giro, anche in ambito a volte familiare o amicale, è questa. O si è considerati degli alternativi, degli strani, o dei malaticci, perché c'è ancora chi è convinto che non alimentandosi con proteine di derivazione animale ci si ammalerà prima o poi. E quando un giorno mi sono trovato in un supermercato a chiedere del prosciutto cotto non per me ma per mia figlia, che ancora non aveva optato per questa scelta, e mi è stato chiesto che tipo di prosciutto vuole, ho detto guardi non me ne intendo perché non mangio i miei fratelli, da allora io sono diventato il dottore che come fratelli c'ha i maiali, le mucche e cose del genere. C'è ironia. La scelta vegetariana oggi in Italia ha molti significati, molti retroscena. Quindi puoi darci tre buoni motivi per essere vegetariani, anche se ce l'hai dati? Ma io mi pare di averne dati tanti. Io dico che mangiare carne è una forma di omicidio premeditato a scopo di libidine. E digerire un animale è un altro reato, occultamento di cadavere. Quindi non commettete reati. Una cosa simpatica, un giorno che ho incontrato una persona che mi hanno chiamato, mi hanno tirato un tranello praticamente, sono andato a casa di Cremonini, mi sono trovato, io non so neanche chi era Cremonini, quello delle carni,
e lui mi ha detto, lei crea dei, mi crea dei danni, lei la deve smettere di dire che la carne fa male. E mi è scappato da ridere. Sono diventato